Danilo De Girolamo, attore, doppiatore, dialoghista, direttore del doppiaggio. Lei, Romano, decide di frequentare la bottega teatrale di Vittorio Gassman a Firenze. Ci sono dei motivi per i quali non sceglie invece di iscriversi all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico qui a Roma? C'è un motivo pratico e un motivo ideale. Il motivo pratico è che sì, io sono nato a Roma, però avendo un padre pilota ho abitato in tutta Italia e il momento della decisione di andare a Firenze in realtà io l'ho preso quando vivevo a Torino. Non c'era ancora la scuola dello stabile di Torino, il teatro stabile, con cui ho lavorato dopo. Avevo fatto una scuola a Torino, però la formazione era stata abbastanza scarsa. Lavoravo già da 3 anni e mezzo, avevo sentito anche da un'amica, una collega che aveva frequentato quello che io chiamo l'anno zero, quelli che ora non sono più ragazzi, ma una volta erano ragazzi della bottega, se la prendono perché io dico anno zero, nel senso che poi mi vanto che il primo anno è stato il mio. Avevo saputo che era appunto un'occasione clamorosa, infatti poi ho avuto la conferma pienissima che era un'occasione clamorosa. E quindi ho deciso di interrompere il percorso anche lavorativo che avevo intrapreso con una cooperativa e di ricominciare tutto quanto da capo. Credo sia stata la decisione migliore di tutta la mia vita, intanto perché effettivamente si è realizzato questo, perché quando parlo con colleghi o anche con colleghi più giovani o con chi vuole cominciare questa professione e faccio un elenco di docenti che ho avuto io in bottega, rimango una bocca aperta. E ci arriveremo infatti fra un momento ai suoi docenti. Infatti lei oltre a Gassman ha avuto come insegnanti Giorgio Albertazzi, Anthony Quinn, Gigi Proietti, Ettore Scola. Può dire ai visitatori del sito ilmondoidoppiatori.it quale insegnamento ha tratto da ognuno di loro, di questi grandi maestri? Tutte personalità artistiche ricchissime. Può sembrare un paradosso, non ho tratto elementi che si possano, sì, ci sono delle regole, insomma, con Vittorio Gassman avevamo una sorta di comandamenti, ma più che altro era capire quanto la persona, cioè l'individuo, deve dare a questa professione perché questa professione abbia un senso. E allora di Vittorio Gassman io ricordo, la sintetizzo perché altrimenti rischio di non fare un buon servizio a chi sta ascoltando e guardando. C'è questa sorta di massima che secondo me è una regola veramente aurea per il mestiere dell'attore e di conseguenza anche quello del doppiatore, perché io credo che il doppiaggio sia una specializzazione del mestiere dell'attore. E lui diceva sempre massimo controllo, massimo abbandono. È una sorta di dichiarazione bella anche. Quasi un ossimoro. Sì, ma è proprio la codificazione di quello che è la condizione schizofrenica, ma parlo sul serio, è quasi una condizione patologica, che è quella tipica dell'attore che sceglie appunto di calarsi in quella condizione e che è anche quella del doppiatore. Noi teniamo conto di tante cose, e qui entro magari un po' più nello specifico del doppiaggio, facciamo uno sforzo che in un certo senso è innaturale. Perché, lo diceva anche Francesca Draghetti ieri in conferenza stampa, noi respiriamo addirittura in una maniera diversa dalla nostra, perché dobbiamo respirare per forza con il ritmo e con la cadenza dell'attore che stiamo doppiando. Quindi ci poniamo in una condizione che è totalmente innaturale, però quello che dobbiamo poi realizzare è una assoluta naturalezza di quella frase, di quel verso, di quel grido. Quindi è effettivamente una condizione dissociata, però il mestiere è questo. E un po' tutti quanti, i nomi, grandi nomi sentiti prima,
ti davano la possibilità di capire che non ti puoi riposare, che devi spendere tutto quello che hai, che non ti puoi fermare a quello che sai e a quello che sei. Se vuoi fare bene questo lavoro devi accettare questa, sia la condizione appunto dissociata che una fame continua di capire com'è la vita, perché a questo serve l'attore. Ci sono delle domande che non ci si pone mai, perché un po' si danno per scontate, un po' non si considera questa cosa. Cioè, a che serve un attore? A che cosa serve? Ecco, si rimane così, cioè si rimane senza parole. Un attore serve a capire di più quello che è proprio la vita, perché in tutti i suoi aspetti, serve a questo, che è un compito immane, e sulle spalle di un individuo, insomma, è terribile anche soltanto immaginarlo. Ci facciamo carico di questo, perché vogliamo che delle storie, tutte le storie sono importanti, non soltanto quella degli eroi o soltanto quella dei santi, tutte quante sono importanti se alla fine dello spettacolo, a teatro, al cinema, per radio, dopo aver visto un film doppiato, se la vita di ogni spettatore cambia, di un millimetro, ma cambia. Quella è la nostra missione. Se si torna a casa e con un'emozione o con qualcosa in più. Non consapevolmente, può essere una cosa di cui ci si accorge dopo, anche dopo molto tempo, però si prende una via differente. Se riusciamo a fare questo abbiamo assolto un compito importante. E rimanendo quindi sul lato attoriale, non su quello del doppiaggio, che poi per molti è lo stesso, tra i tanti lavori teatrali lei recita in Macbeth nel ruolo di Malcolm. Cosa ha significato per lei incontrare Shakespeare come attore e Gassman come aiuto regista? Il sogno che si realizza. Io avevo fatto la bottega e dopo 3 anni sono stato chiamato e mi è stata offerta questa opportunità che, per quanto mi riguarda, resta una delle cose più importanti che abbia mai fatto. Lì per lì, ma anche dopo, perché ora, pensando a Macbeth e quindi a Shakespeare, mi viene in mente una cosa che è successa qualche po' di anni dopo, quando mi è capitato, a proposito di materia shakespeariana, di doppiare Ian Glen, se non sbaglio, in Rosencrantz e Guildenstern sono morti, che è un testo di Stoppa, bellissimo testo anche teatrale, però è presente la materia shakespeariana e anche proprio il dettato shakespeariano in maniera forte. Ecco, aver fatto quell'esperienza mi è servito anche molto per quel versante lì. Poi ancora più avanti ho avuto la possibilità di doppiare Kenneth Branagh in Peni d'amor perdute, e anche lì è stato... Dove le affida il compito di doppiare appunto Kenneth Branagh, Francesco Vaiano alla direzione del doppiaggio. E volevamo sapere, in merito a questo lavoro, Francesco Vaiano l'ha scelta dopo aver fatto dei provini oppure no, e cosa ricorda di questa esperienza al doppiaggio? Ricordo che ci siamo divertiti moltissimo, ricordo la cosa che dico sempre, che e ne parlavo ieri, doppiare un attore bravo è facilissimo, è tanto facile quanto faticoso, però è una buona fatica. Un attore bravo ti dà decine e decine di appigli e tu cominci a scalare faticando moltissimo, perché ti propone dei passaggi veramente molto impervi, però è una soddisfazione estrema, quindi diventa facile superare il peso di dover colmare una distanza, facile idealmente, poi da un punto di vista pratico è chiaro che c'è un impegno forte. Il lavoro di doppiaggio è un lavoro tremendo quando ti capita di doppiare qualche cagnaccio, e succede anche, è successo nel periodo, ti dico, a ruota libera, nel periodo delle telenovelas. Dovevamo in quel caso davvero salvare dei prodotti che, insomma,
erano al limite dell'inguardabile. È toccato quindi migliorare con la voce una recitazione che però era stata scarsa dal punto di vista fisico e quindi sicuramente un lavoro aggiuntivo per chi presta la voce. Dal teatro con la T maiuscola al doppiaggio con la D maiuscola, si potrebbe dire. Infatti lei il Macbeth l'ha poi anche portato in televisione per la regia di Marcello Aliprandi. Cosa può dirci della sua attività di attore cinematografico e televisivo anche in riferimento alla nuova generazione di attori che spesso hanno dizioni discutibili, recitazioni approssimative? Come nuove leve, insomma, poi quelli che dovrebbero essere i vostri eredi dal punto di vista, le nuove generazioni, quindi che prendono quel testimone di cui parlavamo prima in consegna. Ma c'è, magari c'è una serie di fraintendimenti, cioè si pensa che si possa essere più naturali evitando di pronunciare bene dal punto di vista della dizione una parola. Rischia di essere una trappola di altro tipo, rischia di essere un artificio che pesa sul fatto della verità in un altro modo, ma pesa sempre. Le giovani generazioni, a me pare che, cioè, se per giovani generazioni intendiamo Pierfrancesco Favino, stiamo parlando di qualcuno che ha una preparazione formidabile, che ha una qualità eccellente. Io guardo appunto Pierfrancesco Favino come giovane generazione, sono contentissimo, anche perché in effetti perlomeno una decina d'anni, forse anche di più, rispetto a me, cioè, è la differenza che intercorre tra me e Favino. Non è una sorta di marchio di fabbrica indelebile quello che riguarda le giovani generazioni. Ci sono giovani attori, giovani attrici che non cadono in questa trappola, cioè non bisogna sapere la dizione perché sennò divento innaturale. Non ha senso, è come dire devo fare un personaggio solo e probabilmente devo fare soltanto me stesso altrimenti divento innaturale. Sono strumenti, un attore, un'attrice deve usarli tutti quanti. Se per caso la mia prova consiste nell'interpretare un impiegato fiorentino, ovviamente devo studiare l'accento, devo cominciare a parlare così perché è la cosa che serve. Ricordiamo Ferruccio Amendola che da romano diede appunto una caratterizzazione quasi napoletana nel personaggio di Dustin Hoffman in Un uomo da marciapiede. Ecco, quello è un discorso che riguarda l'aderenza che è il caso di avere e un po' in generale il discorso che è un discorso legato proprio al presente e alla possibilità che ha l'attore di battere tutte quante le vie della conoscenza. Il discorso è un'ipotesi perché io non ho avuto la possibilità di parlare con Ferruccio Amendola di quel lavoro in particolare, però ne so abbastanza per dire che Dustin Hoffman nell'Uomo da Marciapiede, ma anche in altre cose, mi viene da dire Rain Man per esempio, ha applicato in maniera veramente eccellente, perché è uno dei migliori, tutto quello che è Actor Studio, che prevede, da un punto di vista proprio di applicazione sul campo, una sorta di parametri per cui, non lo so, mi viene da dire in Rain Man, quando c'è il pezzo del tragitto che loro fanno per andare a prendere l'aereo, se lo riguardiamo tutti quanti, adotta un esercizio che è un esercizio da Actor Studio, che è quello legato all'animale, e se lo rivedete un attimo è proprio il pappagallino a catena che non sa dove andare, continua ad andare di qua e di là eccetera. Un doppiatore quelle cose le deve cogliere e chiaramente facendo una trasposizione deve trasportarle appunto sul discorso dell'italiano, della lingua di destinazione di quel prodotto, quindi quello che ha fatto Ferruccio Amendola come anche altri grandi del doppiaggio. Probabilmente è proprio quell'andare in parallelo, è possibile farlo e quindi non c'è più tanto da pensare oggi in termini alternativi, cioè c'è l'attore italiano, c'è l'attore francese, c'è l'attore americano, c'è l'attore russo. Ormai la circolazione della conoscenza, a proposito del mestiere, è così sviluppata che
possiamo pensare a un attore in senso lato. A me è capitato, facendo un po' di anni fa, quindi parliamo di un tempo dove non c'era neanche tutta questa circolazione, facendo uno spettacolo al Festival di Spoleto, spettacolo di teatro, dove la compagnia era una compagnia in realtà di trinazionalità. C'eravamo noi italiani, c'erano i francesi e c'erano i polacchi. Aver avuto la possibilità di scambiare conoscenze ha arricchito tutti quanti e ha realizzato uno spettacolo dove non era possibile distinguere l'attore francese dall'attore italiano o dall'attore polacco. E questo è favoloso proprio. Stupefacente al tempo stesso. Lei, oltre all'attività di adattatore dei dialoghi, è anche direttore di doppiaggio. Cosa pensa della moda degli ultimi anni di chiamare a doppiare i cosiddetti talent? Lo sapevo! Quindi, un tasto dolente che però purtroppo è una moda ormai decisamente... Allora, dipende. Intanto, però per correttezza devo dire che io sono soprattutto direttore, anche dialoghista e poi perché sono curioso, quindi esploro tutte le dimensioni. Da noi purtroppo arriva la versione peggiore di quel fenomeno. Ci arriva la scopiazzatura, la deformazione. Non voglio fare delle citazioni, cioè mi verrebbe, però... edito i Simpson. Nei Simpson è stato chiamato a doppiare un personaggino in America, Bill Clinton. C'era una giustificazione, se non vado errato, c'era poi un pezzo al sassofono, mi pare. Se qualcuno ha voglia di andarsi a vedere la puntata equivalente, si accorgerà di una scelta io considero pessima, sì, probabilmente è un andar dietro al fatto americano, però è stata fatta una scelta terrificante. I talent in America sono, nella maggior parte dei casi, sono artisti. Spesso grandi attori, Danny DeVito, esatto. Tom Hanks, esattamente. Per esempio, se si guarda il corrispettivo italiano, ci si accorge di altro. Devo dire che, per fortuna, perché lo sforzo deve essere fatto da tutti, per fortuna ci sono anche responsabili delle edizioni italiane che cercano in tutti i modi di praticare la stessa strada, e cioè di chiamare, sì, il talent, perché sembra che il talent risolva tutti i problemi commerciali di incasso del film. A volte non è neanche così, non è neanche così. Però anche da parte di chi dovrebbe essere attento soltanto all'incasso, al fatto commerciale, per fortuna ci sono persone che sono attente a questo. È terrificante quando invece il discorso diventa soltanto discorso commerciale e, ripeto, proprio di scopiazzatura di pura immagine, esatto, promozionale. Da questo punto di vista posso dire, posso citare un lavoro fatto da poco che riguardava un prodotto bello, prodotto Disney Nature. C'era questa voce fuori campo e, a proposito di quello che può essere una soluzione, secondo me, non solo accettabile, molto molto buona, era una voce fuori campo, quindi non era una sorta di, cioè non era un'operazione di doppiaggio vero e proprio, specifico di doppiaggio, quindi sincrono, ritmico labiale, eccetera. C'era questa voce fuori campo, il film si intitola Cats, era un film sui felini, su due situazioni che riguardavano i felini africani, e a proposito dei talent, la soluzione adottata è stata quella di far doppiare questa voce fuori campo a Claudia Cardinale. Soluzione ottima, ottima. Il risultato è stato splendido. È stato splendido anche vedere come una star si pone nei confronti del lavoro. Una disponibilità, una voglia di fare sempre meglio, clamorosi. Ecco, se il talent è quello, allora sì.
cioè, talent ben è semplicemente un personaggio pubblico, diventato pubblico in una maniera a volte indecente, ecco, allora facciamo a meno dei talent e adoperiamo quantomeno degli artisti, adoperiamo qualcuno. Valorizziamo i veri talent, questi sono i veri talenti che abbiamo in Italia. Esatto. Dani, lei ricopre la carica di presidente dell'ANAD, Associazione Nazionale Attori Doppiatori. Quali sono i compiti e le finalità dell'associazione? L'associazione è l'unica associazione nazionale che esista in Italia per quanto riguarda i professionisti del doppiaggio. L'acronimo è Associazione Nazionale di Attori Doppiatori, però c'è anche una sezione di direttori e di assistenti al doppiaggio. Le finalità sono quelle appunto tipiche di un'associazione di professionisti, quindi tuteliamo a tutti i livelli i professionisti del doppiaggio. Devo dire appunto il lavoro in genere, non solo i nostri iscritti, chiaramente in maniera più precisa i nostri iscritti, però non solo. Il lavoro in genere, perché appunto questo è un periodo in cui le professioni artistiche subiscono un attacco pesantissimo. Appunto è un discorso che andrebbe fatto ovviamente guardando un po' la situazione in genere, quindi con grande rispetto per tutti i mestieri e tutte le professioni. Il fatto è che le professioni artistiche credo che nell'equilibrio così un po' generale di un paese che voglia dirsi civile dovrebbero essere considerate in tutt'altro modo. E quindi l'associazione si occupa tanto di dare informazioni, poi agisce anche a seconda di quello che sono le scadenze che segnano un po' questo mondo del lavoro, si occupa per esempio di partecipare attivamente a tutti i lavori, a tutte le trattative a livello sindacale. Infatti ora siamo a inizio trattativa del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del doppiaggio, così come anche su un altro versante che è quello della questione dei diritti degli artisti, interpreti ed esecutori. L'associazione ha preso parte ai lavori del comitato consultivo del nuovo IMAIE, che è l'istituto che si occupa appunto dei diritti degli artisti, interpreti ed esecutori. Ci sembra che il lavoro per quanto riguarda i diritti sia sicuramente partito e si stia sviluppando bene. Per quanto riguarda il discorso della nuova normativa, speriamo che si possa sviluppare bene. Da parte nostra cerchiamo di fare un lavoro appunto ben fatto, cioè non andiamo in trattativa parlando esclusivamente di arte, anche perché sappiamo che insomma, è un discorso che fatto a certi interlocutori entra da un orecchio e esce dall'altro in maniera istantanea. E io ce l'ho una sorta di mantra che mi ripeto e che ripeto anche agli interlocutori. Per quanto riguarda queste professioni e quella del doppiaggio, la tendenza da parte di chi fa la sua parte però non la fa bene, secondo me, è quella di sistemare le cose in maniera tale che si pensi che il doppiaggio, i doppiatori, direttori, assistenti, eccetera, fabbricano bulloni. Io non la rifiuto mica questa definizione, anzi la faccio anche mia, aggiungendo però un piccolo particolare, che noi facciamo bulloni, però facciamo un bullone diverso dall'altro. Questo credo che sia il modo corretto per ottenere dei risultati e per recuperare l'artisticità del lavoro, perché noi non siamo in catena di montaggio, rispettando ovviamente chi è in catena di montaggio, e facciamo dei pezzi tutti uguali, noi facciamo dei pezzi unici. Ecco, quantomeno partiamo da questa considerazione. Non dimentichiamo il lato artistico di questa professione, non è una professione meccanica, non si tratta di andare appunto parlare di davanti a un microfono e ripetere meccanicamente. Ma a me va benissimo che sia considerata un'industria, e se trasportiamo, anche perché un contratto collettivo nazionale non è una sorta di dichiarazione del nuovo manifesto artistico, no, è un insieme di regole.
i miei maestri, Vittorio Gassman diceva che la cosa più importante per un attore è la salute, perché se si sta bene poi si può fare anche quello che sta male, ma se si sta male non è molto difficile fare qualunque cosa, quindi perlomeno cominciamo a costruire delle regole di quel tipo. Noi facciamo un bullone diverso dall'altro e ogni bullone è un pezzo unico. Lì, appunto, come dicevo, recuperiamo l'artisticità, cominciamo a... glielo facciamo passare, diciamo, su un altro piano. È molto più utile che non fare delle dichiarazioni di principio che poi rimangono delle esplosioni, estemporanee, però poi non si traducono in nulla di concreto. Invece questo lavoro, così come le professioni artistiche, hanno bisogno di un sostegno diverso, di una considerazione diversa, di risorse diverse, a vantaggio di tutti. Non soltanto dei professionisti. E allora per questo noi le facciamo i nostri migliori auguri. Signor De Girolamo, noi la ringraziamo e da ultimo le chiediamo di mandare un saluto a tutti gli utenti del mondodeidoppiatori.it. Venite a sentirci. Apprezzate il nostro lavoro, criticatelo quando è il caso, siate ancora più consapevoli. Non ci spaventa il fatto che con un click potete passare sull'audio originale, anzi aspettiamo appunto pareri, critiche. È una bella professione, non è una professione per tutti, chiaramente. Pensiamo di svolgere un servizio, ma siete voi che dovete poi darci l'approvazione finale.